Ciao a tutti, buona giornata. Godiamoci oggi con una tazza di tè vicino alle finestre. Forse è una buona giornata. E oggi è venerdì 15 ottobre 2021. Che presagi hai oggi? Scopriamolo insieme per sapere oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Leone. Divertirsi anche da soli. Con la Luna e Saturno contro non immaginatevi stasera di uscire in compagnia, o meglio, in dolce compagnia. Perché di amici pronti a raccogliere le vostre confidenze o a distrarvi ne avete finché volete, basta aprire la rubrica telefonica e puntare il dito su un nome a caso. Meglio di no, scegliete il più saggio, paziente e comprensivo, con lui o lei potrete vuotare il sacco e liberarvi il cuore da quel peso. Sentirsi innamorati e non corrisposti non piace a nessuno, doppiamente a un leone abituato a vincere sempre, col diritto di pretendere il meglio. Scettro spuntato dunque, ma è da qui che inizia la ripartenza e magari, se sarete meno orgogliosi, meno narcisi, l'amore arriverà, magari c'è già anche, ma lui o lei non ve la vuole dare vinta. E fa bene, una bella lezioncina vi ridimensionerà a dovere. L'amore è romantico e spesso platonico, sul piano personale i partner sono degli autentici sognatori e dalla loro parte sta l'abnegazione, il romanticismo, il coinvolgimento affettivo, l'amore porta con sé i suoi frutti che potrebbero essere anche gravidanze. I single incontreranno le persone giuste e con molta determinazione. Oggi avrete le credenziali giuste per affrontare qualunque dei problemi che vi affliggono. Buone le energie e le risorse. L'umore sarà dei migliori e a fine giornata farete un bilancio sicuramente lusinghiero. Stanchezza. Nervosismo. Se puoi, cerca di dormire più a lungo domani mattina. Possibili problemi con permessi, documenti, licenze. Attento a lì e multe. Non cercate l'amore dove non c'è, dovete rassegnarvi che il periodo non è favorevole e va vissuto nel migliore dei modi. Qualcuno oggi potrebbe muovervi guerra e vi sembrerà a tratti di dover soccombere. In realtà è la vostra fragilità che vi gioca brutti scherzi, siate più decisi. Non fate di tutte le erbe un unico fascio, non tutti gli amici o i colleghi sono fatti della stessa pasta. Quindi fate delle scelte, precise, ma obiettive. Non cancellate nessuno dalle vostre amicizie ma decidete bene chi frequentare e chi avere come confidente. Farete fatica a liberarvi di una persona che tenta di importunarvi e intimorirvi, non lasciatevi prendere la mano e cercate di limitare i danni. In amore non basta schivare i colpi o pararli, dovreste seriamente valutare la situazione e ponderare se è il caso di continuare dei rapporti che ormai si trascinano. Vai in un posto tranquillo, rilassante. Fai una cura depurativa. Considerate che la monotonia e la routine quotidiana potrebbe oggi particolarmente abbattervi, lasciate perdere tutto e dedicatevi a qualcosa che vi piace. Favorite le serate tra amici. Vivrete una fase straordinaria in amore se appartenete alla terza decade. Anche se pensate di agire nel migliore dei modi, non trascurate di considerare le conseguenze delle vostre azioni sugli altri. I vostri amici capiranno se dovrete disdire un impegno, per problemi di lavoro. Ricordate che verrà il tempo per celebrare il vostro successo e per raccogliere le lodi di quanti non avevano voluto credere in voi. Se siete preoccupati riguardo ad un lavoro terminato in poco tempo e senza dare troppo spazio a revisioni che permettessero di individuare eventuali errori, oggi sarebbe il giorno adatto, e forse anche l'unico, per poter rimediare. Il team composto da Venere, Sole, Marte, Mercurio compone per voi un concerto dai toni trionfali. Questi pianeti in transito dai segni amici di Bilancia e Sagittario, si occupano di farvi apparire smaglianti e calorosi con il prossimo. Marte e Sole vi danno la grinta e la determinazione tipiche dei capi. I pianeti contrari sono adesso Saturno, Giove e Urano, tra Acquario e Toro e per voi in aspetto tecnicamente contrario, per tutte e tre le decadi. Converrà non farvi coinvolgere in questioni che prevedono prese di posizione nette e immutabili. Uno stato di salute discreto è comunque assicurato sempre dal Sole, vostro pianeta guida, in angolo favorevole. La tonicità dei muscoli è eccellente con Marte bello.
Giornata difficile per voi, bersagliati dall'opposizione della Luna e di Saturno e dalla quadratura di Urano allo Zenit. Insomma, gli altri non saranno morbidi nei vostri confronti, soprattutto chi, con vostro grande disappunto, sta al di sopra di voi e ha il potere di imporvi ordini e direttive. Questione solo di fortuna naturalmente e non di merito, con Mercurio e Venere in posizione ottimale gli date dei punti a quello lì, vale a dire al vostro capo che, sentendosi onnipotente, tipico dei frustrati, vi sommerge di incombenze criticandovi a ogni piè sospinto. Lasciatelo dire, sapete di essere superiori. Il sestile Mercurio-Venere dice già tutto, avete intelligenza, comunicativa, fascino, vestito con innegabile buon gusto. Amore ed Eros, cuore alle prese con grosse complicazioni, siete innamorati, si vede e si sente. Lo si evince dal luccichio nei vostri occhi e dal tono flautato della vostra voce che diventa più calda e carezzevole quando diventa più calda e carezzevole quando parla di qualcuno o con qualcuno in particolare. Il guaio è che non è detto si tratti della stessa persona con cui convivete, nelle coppie ufficiali infatti il rapporto appare piuttosto teso, complicato da interferenze delle rispettive famiglie. Tutt'altra musica riguardo a un altro individuo, l'esterno che vi ha scompigliato dolcemente mente e cuore. Urge una decisione e già sapete quale, probabilmente ferirà qualcuno ma non avete un'alternativa. La situazione si complica se avete dei figli che letteralmente adorate. Se sono nell'età della ragione parlerete loro con accenti semplici e sinceri, altrimenti. Tutte le ipotesi restano aperte, con un grosso punto di domanda che resterà a ingombrarvi il cuore ancora a lungo. Vita più facile per i cuori solitari che un grande amore se lo sono lasciati alle spalle e ora guardano al futuro con un misto di rimpianto e speranza, il passato scivola via lentamente, il futuro deve ancora arrivare ma intanto ci si possono lustrare gli occhi. Il vostro spirito conquistatore è in fase di espansione, specie se siete leoni e leonesse della prima decade e se siete cuori solitari. Una combinazione stimolante continua a inviarvi la voglia di battervi per conquistare il vostro amore e vi invita a sedurre mostrando ardore e determinazione. Chi vi fermerà più? Lavoro e denaro, nel commercio nulla di fatto e non certo per colpa vostra. Avete fascino, parlantina e un grande carisma, ma se l'interlocutore è un blocco di ghiaccio o una lastra di marmo rassegnatevi e aspettate la prossima mossa senza innervosirlo. Sarebbe controproducente per l'affare se il capo ha qualcosa da ridire parli da solo. Fortuna per chi si è reso autonomo dal sistema aziendale e dalla società, i creativi e gli artisti, i pionieri di un nuovo sistema più libero ed ecosostenibile. Magari non guadagnerete soldoni, ma la serenità è una soddisfazione smisurata. Avete abbracciato la libera professione? Portate a termine un importante impegno professionale incassando l'approvazione di chi ve lo aveva commissionato. E anche i discreti introiti promessi. Benessere, il fisico oggi non è granché, risente di situazioni esterne piuttosto tese e complicate. In tensione infatti sono anche nervi e muscolatura, la colonna è indolenzita, la vista un tantino offuscata dalla stanchezza. Tuttavia vi basterà uscire dall'ambiente lavorativo ed entrare in quello sociale per cambiare subito registro. Non troppa gente intorno però, ma con poche persone sulla stessa lunghezza d'onda trascorrerete una serata piacevole tra spettacoli, chiacchiere e quel filo di protagonismo che vi fa sempre piacere. Senza esagerare però. Altrimenti gli altri ascoltano fino a un certo punto, ma poi si perdono dietro ai propri pensieri. Per lei. A spasso a fare shopping con la figlia adolescente, e quando la commessa vi prende per sorelle fingete di crederle, un complimento fa sempre bene al cuore. Per lui, ci voleva proprio la convocazione del vostro capo, che vi trattiene in azienda per un irrinunciabile straordinario, proprio stasera che avevate organizzato tutto, cenetta paradisiaca e seratina romantica con la vostra nuova fiamma. Si vede, direbbe Don Abbondio. Che questo matrimonio non sa da fare. Colore delle emozioni, beige. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 8. Finanze, 8. Benessere, 7.
Grazie per aver guardato i miei video, ci vediamo nei prossimi video.